Benvenuto in questo nuovo video. Voglio parlarti dell'argomento relazioni, ragazza, focus, come non distogliere il focus nonostante siamo innamorati, eccetera. Partiamo dal presupposto che l'uomo è un animale sociale, di conseguenza ha bisogno di relazioni. È inutile continuare a dire che la vita va vissuta inseguendo i propri obiettivi, di conseguenza nessuno deve distoglierci da ciò che vogliamo raggiungere. Questa è una cosa vera in parte, ok? Io sono della convinzione che siamo esseri sociali, abbiamo bisogno di relazioni, di parlare, di relazionarci appunto, di stare bene con delle persone, di conseguenza avere la ragazza non è una perdita di tempo, assolutamente no, sono il primo ad averla e ritengo che sia una cosa necessaria. La ragazza deve essere un level up di quello che sei, non deve essere un freno, non deve essere la ragazza che ti dice no guarda non trasferirti a Dubai perché sennò mi lasci da sola. Ecco, è una cosa sbagliatissima. La ragazza deve essere la prima che ti sprona e ti dice cazzo vai a Dubai che sei facendo del grano, devi continuare a fare ancora di più, ok? E pagare meno tasse in Italia, poi un giorno mi ci chiamerai e starò con te, ok? Questa deve essere l'ambizione della tua ragazza, quindi non essere frenato da non avere una relazione, ma sii frenato dall'avere una relazione sbagliata e cerca di trovare una relazione giusta, una persona che riesca a starti al tuo fianco a quelle determinate condizioni. Poi ovviamente un po' dovrai modellarti anche te, un po' dovrai abituarti anche te se prima di ora sei sempre stato da solo, però ovviamente essendo animali sociali abbiamo bisogno anche di questo, quindi non credere a tutti quelli che ti dicono isolati per anni, fai 4 anni per poi il resto della tua vita, possiamo combaciare tutto quanto. Riusciamo e siamo in grado di mettere insieme il puzzle della nostra vita e di arrivare anche ad avere una relazione sana, così con la ragazza, così con le amicizie. Ti dico anche il perché, perché io sono il primo a consigliare l'isolamento per alcuni periodi dell'anno, ok? Alcuni periodi dell'anno, massimo 2 mesi, dove stiamo da soli e dove ci concentriamo solamente sui nostri obiettivi e di conseguenza diamo valore a solo il nostro lavoro. Facciamo un level up di quelle che sono le nostre conoscenze, di quelle che sono le nostre ore lavorative, ecco, e velocizziamo il processo verso l'inseguimento dei nostri obiettivi, però non possiamo farlo tutto l'anno. Quindi durante i 10 mesi che rimangono fuori dall'isolamento noi saremo comunque presi dal perdere tempo e quello ci sta, è impossibile lavorare 15 ore al giorno per tutto l'anno, puoi essere chi vuoi ma non sei una macchina, quindi è impossibile. Troverai dei momenti dove distogli lo sguardo, se non hai relazioni, se non hai nessuno molto probabilmente perderai un sacco di tempo a fare roba, ok? A creare un qualcosa, una tua passione, ok? Inseguirai quelle cose lì, se hai una relazione metterai del tempo nella relazione, ok? Quindi se riesci, certo che riesci. La relazione però deve essere un qualcosa che ti potenzia, un qualcosa che io insieme alla mia ragazza, se io faccio il 100%, lei fa l'altro 100%, quindi andiamo al 200%. Non che io faccio il 100%, lei mi tira giù del 50% e insieme andiamo al 50%. Quello è depotenziante. Se una ragazza all'interno di una relazione ti mette i dubbi in testa, ti dice che non puoi farcela e invece di motivarti è solo controproduttivo. Te hai bisogno di un qualcuno che ti dà valore, di un qualcuno che ti sprona, di un qualcuno che ti dice cazzo ragazzo sei in gamba, continua così. La tua ragazza deve essere la prima e se la trovi che gli piace anche il tuo mondo e lavora con te, ecco lì forse andrete anche oltre il 200%. Ovviamente non deve neanche essere una ragazza che sacrifica la propria vita, e questo lo dico più che altro alle donne che guarderanno questo video. È brutto, no? Dalla parte dell'uomo avere una donna che sacrifica la propria vita, il proprio futuro, i propri obiettivi per l'uomo stesso. Ecco, questo io lo sconsiglio. Avere una ragazza così comunque sarebbe anche brutto, ti vincolerebbe alla ragazza stessa, quando in realtà alla nostra età non bisogna proprio essere vincolati niente tranne a fare soldi. Quindi avere una relazione è fondamentale secondo il mio punto di vista.
vista ovviamente può durare, può non durare. Innamorati, certo, è una delle cose più belle nella vita, fai molto bene a farlo, però pensa sempre anche al tuo futuro, non rinunciare mai ai tuoi obiettivi per una relazione, non dire non vado a Dubai per lasciare la mia ragazza in Italia da sola e poi scopri 2 anni successivi che non sei andato a Dubai, hai buttato un sacco di soldi in tasse, un sacco di conoscenze che avresti fatto là per poi esserti anche lasciato. Quindi le tue esperienze falle comunque, se a fianco hai una donna in gamba con la D maiuscola, sicuramente ti dirà vai a Dubai e spacca tutto, poi torni e stiamo insieme comunque, ok? Quindi mi raccomando, fai le tue valutazioni. Per saperne di più, per sapere chi sono, cosa faccio e tutto quanto, inizia a seguirmi sul mio profilo Instagram Loecom e ci vediamo nel prossimo video. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, lascia un like, iscriviti e al prossimo video. Ciao ciao.